Buon pomeriggio, 13:50 di mercoledì 28 marzo, ben ritrovati con Infostudio. Iniziamo con la notizia dei lavori che sono cominciati all'interno della galleria Santo Marco sulla linea ferroviaria Paola Cosenza, che è chiusa dal 6 dicembre. Le immagini che vedete si riferiscono proprio al 6 dicembre scorso, quindi stiamo parlando di meno di 4 mesi fa, quando all'interno della galleria si verificò il deragliamento di un treno. I vigili del fuoco realizzarono alcune foto proprio perché appunto si verificò all'interno della galleria il deragliamento, che provocò fra l'altro il ferimento di 11 persone, per fortuna in maniera non grave. Oltre 100 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici sono all'opera da stamattina per ripristinare i binari danneggiati dal deragliamento e rinnovare i tratti di rotaia così come era stato stabilito. Inoltre saranno eseguiti anche lavori di manutenzione conseguenti al mancato utilizzo dell'infrastruttura durante questo periodo in cui è stata sequestrata, poi vi ricordo perché appunto si era verificato l'incidente, per ripristinare il corretto funzionamento dei deviatoi e degli impianti tecnologici. I lavori sono stati avviati, fa sapere Reti Ferroviarie Italiane, dopo accurate visite tecniche effettuate nei giorni scorsi, che hanno permesso di definire un cronoprogramma degli interventi immediati e a medio-lungo termine. La fine dei lavori si prevede per il 30 aprile prossimo, quindi dureranno poco più di un mese, in considerazione anche dell'estensione della galleria, che è lunga ben 15 chilometri. Conclusa la prima parte di interventi, quelli più urgenti, bisognerà attendere il definitivo dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria per la riattivazione dell'esercizio ferroviario, quindi per far ripartire anche transitare i treni. Ulteriori attività di manutenzione saranno eseguite poi dopo la riapertura all'esercizio in orario notturno e nei periodi in cui il traffico ferroviario sarà sospeso. Dalle ferrovie alle cabinovie, ma comunque parliamo adesso di sequestri, 5 motoslitte ed oltre 800 prodotti per gli sport invernali, tra sci, caschi protettivi, tavole da snowboard e scarponi tecnici per più di 30.000 euro sono stati sequestrati sulle piste di Camigliatello Silano dalla Guardia di Finanza, che ha anche multato uno sciatore imprudente. I finanzieri, che hanno un'intesa con l'ARSAC, che gestisce gli impianti, sono intervenuti per soccorrere diversi utenti rimasti feriti per la mancata osservanza delle norme di comportamento previste dalla legge. In particolare lo sciatore che è stato sanzionato è stato verbalizzato perché, provenendo da monte, non ha mantenuto le distanze minime di sicurezza colpendo una sciatrice a valle provocando le lesioni. I militari hanno poi verificato la regolarità delle iscrizioni all'albo professionale dei maestri di sci e di permessi per i beni posti in vendita ed in affitto, constatando la presenza di attività di noleggio di motoslitte non autorizzato e svolti da operatori privi di licenza. Potrebbe sembrare, non è usuale come i controlli sulle strade, ma sulle piste da sci, quando si contravviene, diciamo così, alle norme di sicurezza e non si prendono le precauzioni che si devono adottare, ci si fa male e si rischia anche grosso. Oltretutto hanno coloro che sciano la fortuna di poterlo fare in un periodo dell'anno in cui di norma, insomma, non c'è grande attività, per la gioia giustificata dei nostri albergatori, che invece a Natale hanno, lo ricordo, trascorso un periodo non particolarmente felice. Parliamo dell'ultimo libro adesso di Gioacchino Criaco. Lo scrittore locrese ha presentato il suo La Maligredi alla cittadella regionale nell'ambito di una delle iniziative, le altre seguiranno presto, dedicate proprio ai nostri scrittori che la regione ha voluto adottare. La Maligredi è la storia di una Calabria che si ribella alla criminalità, che si ribella al malaffare, ai soprusi ed alla sopraffazione. È, in fondo, la storia della nostra regione, che non è quella riscritta negli ultimi decenni, probabilmente solo negli ultimi decenni, di una terra invece, di una popolazione che in qualche modo sono state soggiogate, si sono piegate appunto al potere della criminalità organizzata. Con la presentazione del libro di Gioacchino Criaco, La Maligredi, ha preso il via presso la cittadella regionale un programma di iniziative promosse dalla presidenza della Giunta sul tema della nuova letteratura calabrese, che sta attraversando un momento di grande produzione culturale. Il libro racconta una pagina importante della storia della Calabria alla fine degli anni 60. La crescita e la maturazione dei ragazzi di Africo, la lotta delle gelsominaie, il contrasto alla mafia, il ruolo delle donne calabresi.
Un racconto diverso della Calabria, che mette in luce un lato spesso sottaciuto, quello di una terra di lotta, che ha sofferto, e che rappresenta un'operazione sociale e culturale di verità. La storia di un amore straordinario tra un figlio e sua mamma, da cui sgorga la rabbia di svelare il vero volto della regione attraverso Africa, metafora del sud e del Mediterraneo, contraddicendo lo stereotipo di una Calabria all'apparenza irredimibile di fronte all'andrangheta, mettendo in risalto un popolo che invece ha lottato contro i criminali e i vessatori e che non è stato difeso a sufficienza da uno Stato patrigno, perdendo dignità e diritti. Durante l'incontro Criaco ha spiegato che, se con anime nere aveva detto cos'era diventata la Calabria, con la Maligredi ha raccontato perché tutto questo è successo. Parla di donne, ragazzi, di ribellione, parla di una magnifica rivoluzione che c'è stata all'inizio degli anni 70 in Calabria, di cui praticamente non si conosce nulla. Di noi si parla in Calabria, ma anche fuori, soprattutto con riguardo alla cronaca nera. Invece c'è stato un periodo in cui il nostro popolo ha lottato per costruirci un futuro migliore, e hanno lottato soprattutto i ragazzi e le donne. Quindi la Maligredi è questo, la storia di una magnifica rivoluzione dimenticata. Forse c'è meno voglia di lottare, meno voglia di partecipare al cambiamento, ma quella lotta ha lasciato semi di speranza che secondo me potrebbero germogliare. Dunque, la scoperta, il piccolo scoop, l'ha fatto oggi la Gazzetta del Sud. Si sapeva delle origini calabresi per parte di padre della nuova presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il papà, Vincenzo Alberti, era infatti originario della Calabria. Quello che la Gazzetta del Sud ha scoperto è che la neopresidente del Senato ha al suo attivo un'altra elezione, anche se meno impegnativa e più riferita, diciamo così, a un'età in cui era molto molto giovane, quella che nell'estate del 1971 la portò ad indossare la fascia di Miss Palizzi, Maria Elisabetta Casellati, insomma, evidentemente ancora una bella donna, benché 70enne credo più o meno, ma comunque nel 1971, giovane ragazza che tornava in Calabria a fare le vacanze a casa appunto dei parenti del padre, venne eletta Miss Palizzi. Negli anni in cui fu la prima donna ad essere eletta al più alto scranno di Palazzo Madama, trascorreva infatti le vacanze nella nostra regione. Ricordo il sindaco Scerbo che dopo l'elezione ha inviato un telegramma di auguri alla presidente del Senato. In un noto lido si organizzavano delle feste durante le quali capitava di eleggere la Miss della serata. Parliamo della Pasqua ormai che si approssima, cominciano i numeri previsionali e le stime anche sul numero degli italiani che si sposteranno. Allora, secondo Federalberghi saranno in 10 milioni e 150 mila precisamente gli italiani che si muoveranno, facendo registrare un più 2,4% rispetto alla Pasqua del 2017, con un giro d'affari che sarà di circa 3 miliardi e 600 milioni di euro, con un incremento del 7% rispetto all'anno scorso. Mete preferite in Italia le località d'arte, poi il mare, la montagna e a seguire laghi e località termali. Per CNA il movimento sarà di 3 miliardi di euro, inferiore rispetto alla previsione di Federalberghi, e 12 milioni, quindi di più addirittura tra italiani e stranieri, però quelli che si muoveranno. Fra l'altro il catalizzatore degli avvenimenti che faranno muovere le persone che si sposteranno per Pasqua e Pasquetta saranno gli eventi religiosi della Settimana Santa, che sono tantissimi, circa 600 credo in tutto il paese, movimentano circa 750 milioni di euro. C'è un incremento previsto da CNA del 6-5% del volume d'affari, però non si possono fare previsioni, sottolinea il centro studi, rispetto al 2017, perché l'anno scorso cadde la Pasqua a ridosso del 25 aprile e del 1 maggio, ne derivò un super ponte, lo ricorderete. Infine, Confesercenti stima invece che dopo un 2017 record sul fronte delle presenze, il 2018 parta col freno a mano tirato e dopo un trimestre però con il segno positivo sotto le attese e le previsioni per le festività pasquali siano per la prima volta in due anni negative. Le presenze complessive dovrebbero attestarsi attorno a un 4 milioni 800 mila persone, con un calo dell'1,2% rispetto alla Pasqua scorsa. Come vedete, numeri che vanno anche in antitesi fra loro.
Chi ha un figlio lo sa bene, i dinosauri, e a volte non è solo un discorso dei maschietti, i dinosauri esercitano una straordinaria attrazione nei confronti dei bambini, benché poi siano a volte raccapriccianti. Immaginiamo cosa possa essere stato, insomma, ritrovare, beh, non c'erano gli uomini all'epoca, però anche per gli attori che hanno recitato in Jurassic Park, film che ha vinto il premio Oscar nel 94, ritrovarsi di fronte alle creature, diciamo così, del film di Steven Spielberg, non è molto rasserenante. Poi, per esempio, immaginate di passarci una notte, per esempio, con una riproduzione di quelle che vedrete tra poco, perché al centro commerciale Due Mari hanno però condotto una operazione estremamente formativa, perché ha anche uno scopo didattico. Ci sarà infatti fino all'8 aprile aperta una mostra dal titolo Dinosauri in carne e ossa nel centro commerciale lungo la statale 280 in località comuni condomini di Maida. Le immagini sono, direi, eloquenti. Oltretutto stiamo parlando in qualche modo anche dei nostri progenitori, che non si sono completamente estinti, perché si sono estinti i dinosauri che vivevano sulla terra, mentre gli uccelli sono, in qualche modo, lo abbiamo imparato a scuola, insomma, coloro che proseguono, non tutti, ma molti di essi proseguono, diciamo così, la tradizione dei dinosauri che vissero su questo pianeta tra 150 e 250 milioni d'anni fa. E già questo numero, questo raffronto, ci fa sentire quanto siamo davvero piccoli. Se desiderate fare un viaggio all'indietro nel tempo, diciamo di 150-200 milioni di anni, fino all'8 aprile prossimo il centro commerciale Due Mari di Maida sulla statale 280 è il posto giusto. Perché per altri 11 giorni è lì che resterà aperta la straordinaria mostra dal titolo Dinosauri in carne e ossa, un'esposizione di esemplari delle più famose specie di rettili che dominarono l'era mesozoica, in particolare il periodo giurassico, e più in generale il nostro pianeta molto prima della comparsa dell'uomo, e che esercitano un fascino permanente su cineasti e studiosi che ancora oggi si appassionano sui motivi della loro quasi totale estinzione. Ma i dinosauri rappresentano un'attrazione irresistibile soprattutto per i bambini, che adorano queste creature malgrado il loro aspetto tutt'altro che rassicurante, specialmente quelli carnivori, i più grandi predatori mai esistiti, per le loro dimensioni, enormi più di ciò che attualmente è immaginabile, per i loro denti aguzzi ed implacabili. Generazioni di bambini sono cresciute guardando cartoni animati e film, leggendo libri e fumetti, collezionando figurine e miniature riguardanti i dinosauri. Ed in fondo è proprio dalla curiosità di bambini con straordinarie capacità di osservazione che sono cresciute e si sono formate schiere di paleontologi. E per quanto si possa leggere e studiare su questo argomento, è evidente che sui dinosauri non riusciremo mai a sapere abbastanza. Al centro commerciale Due Mari sarà possibile rivivere la suggestione di un incontro del tipo di quelli così magnificamente raccontati da Steven Spielberg in uno dei suoi più riusciti capolavori, grazie ai realistici modelli di brontosauro, triceratopo, stegosauro, velociraptor e soprattutto del terribile tirannosauro. La maggior parte degli allestimenti si trova nella galleria del centro commerciale, ma alcuni modelli sono stati montati al di fuori della struttura, visibili anche dalla strada a causa delle loro dimensioni, prossime o coincidenti con quelle naturali. Assai efficaci anche le ambientazioni scenografiche predisposte da esperti studiosi che riproducono fedelmente gli habitat dei rettili. I visitatori, fra i quali anche molte scolaresche, saranno assolutamente coinvolti in un percorso che ha anche un notevole valore didattico e che punta ad avvicinare il pubblico alla paleontologia grazie ad un approccio divulgativo oltre che ludico. La mostra è gratuita ed aperta a tutti ed i gruppi possono prenotare visite guidate scrivendo all'indirizzo email didattica@paleoappi.it. Nei weekend, compreso quello di Pasqua, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19, i bambini potranno partecipare ad istruttivi laboratori didattici. Thank you.
Ancora per quasi un mese, per altri 28 giorni, 29 compreso questo, cioè fino al 25 aprile, se vedrete per le vostre strade, nelle vostre piazze, dei gazebo che vendono margherite, beh, molto probabilmente, anzi, pressoché certamente, si tratta delle margherite per l'AIRC, iniziativa che torna quest'anno e che torna per, credo, il sesto anno consecutivo, iniziata il 6 marzo. Le margherite per l'AIRC mettono insieme l'Associazione Italiana Centri Giardinaggio e l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Grazie a questa iniziativa quest'anno si finanzia la terza ed ultima annualità di una borsa di studio istituita dall'Istituto Europeo di Oncologia che ha alla base lo studio sui meccanismi che sono, sono quelli di innesco, diciamo così, delle leucemie. L'anno scorso, grazie alle margherite, sono quelle della Piana di Albenga che sono fra le più pregiate. Noi siamo Italia il produttore principale al mondo di questo fiore, eccelliamo per la produzione di questo fiore, e la Piana di Albenga ha le margherite più pregiate in assoluto. L'anno scorso vennero venduti 28.000 esemplari, raccolti 30.000 euro, che poi in assoluto non sono neanche una grandissima cifra. 4,50 euro costa la pianta, 1,50 euro viene devoluto alla ricerca. E come ambasciatrice e testimonial anche quest'anno torna una Margherita Granbassi, campionessa di scherma, che è appunto la protagonista dello spot che stiamo per vedere. Anche quest'anno a primavera sboccia un fiore 100% italiano che si chiama proprio come me e che ha una caratteristica speciale: aiuta la ricerca sul cancro. È la margherita per AIRC che fino al 25 aprile possiamo acquistare nei centri giardinaggio associati ad AICG. Per ogni margherita acquistata, 1,50 euro sarà destinato ad AIRC. Una giovane ricercatrice sta già lavorando all'Istituto Europeo di Oncologia grazie ai fondi raccolti nelle edizioni precedenti. Con il nostro aiuto potrà proseguire il suo progetto per un altro anno. Io la mia margherita l'ho già scelta. Voi che cosa aspettate? Dato che i fondi pubblici per la ricerca, come sappiamo, sono sempre di meno, è chiaro che in questo caso i privati possono e devono fare la differenza. Bene, abbiamo terminato per questo pomeriggio. Io vi ringrazio per averci seguito. Il telegiornale torna alle 19:10. A più tardi.